Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come Fare News. Quante volte mi avete scritto in alcuni video: Andrea, io ho problemi perché non riesco a mettere bene la fodera, mi si scivola, dovrei fare delle impunture. Bene, Tessiland ha pensato anche a questo e infatti oggi vediamo che cosa sono le pinze per tessuti. Andiamolo a vedere. Vediamo quindi le varie tipologie, le due confezioni che ci sono sul sito Tessiland per quanto riguarda le pinze per tessuto. Queste pinze sono molto molto importanti nel momento in cui dobbiamo creare il nostro lavoro, perché servono per mantenere il tessuto fermo sulla nostra borsa d'uncinetto in modo che possiamo cucirla in modo lineare, ma come sempre ci possono essere delle varie tipologie di pinzette che abbiamo bisogno di utilizzare, no? E quindi abbiamo queste due confezioni, che una è la confezione con le pinzette da 2,5 cm e un'altra invece è un'altra confezione che ha le pinzette da 2,5 e da 3,5. Ma vediamo anche nel dettaglio come sono create queste pinzette. All'interno apriamoci una confezione in questo modo, ecco qua. Troviamo queste pinzette che, come vedete, hanno una struttura di ferro all'interno e sono molto ma molto resistenti. Quindi potete prendere il vostro lavoro, applicarlo all'interno, mantenerlo stretto e avrete sempre una lavorazione, diciamo, sempre più precisa, perché adesso prima bisognava fare ok, adesso imbastisco, cerco di tirare il tessuto, non mi viene, vengo di qua di là. Con questo è molto veloce e pratico e sono convinto che risolverete tanti dei vostri piccoli problemi. Dove troviamo questo prodotto? Su Attrezzi Strumenti Sartoriali. Sicuramente ne farete buonissimo uso. E come sempre ce n'è per tutti i gusti. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, azionate la campanella, iscrivetevi al canale. Non perdete anche le altre rubriche e noi ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. Ciao!